debito con un amico, ma lo risolvo piacevolmente e con molto molto entusiasmo. Andiamo a vedere di che si tratta. Allora, avrete capito che si tratta dell'introduzione di un canale, per farvelo conoscere, un canale molto molto eclettico, simpatico, eclettico nel senso che realizza tantissime tipologie di video, che si chiama FS Fai da Te. È un canale che sponsorizza molto spesso noi colleghi e quale mi sono ritrovata piacevolmente sponsorizzata appunto qualche settimana fa e io lo ricambio con molto molto piacere. Per cui io sono molto grata a lui di aver sponsorizzato anche il mio canale di Momissima, perché vedendo uno dei suoi video delle sponsorizzazioni appunto qualche settimana fa ho intravisto il mio canale Momissima, ho visto il mio video, ho visto il mio frontespizzo, la mia template, ho visto sbucare uno dei miei video, se non mi ricordo male quello proprio che riguardava gli acquistini di Pasqua. Quindi io ti ringrazio tantissimo con un bacione e spero di aver fatto cosa gradita, volentieri, e ci ho messo un po' di tempo per una questione di programmazione, però sono molto contenta di essere riuscita a mantenere il mio impegno. Quindi saluto il canale di FS Fai da Te, mi raccomando iscrivetevi e andatelo a visitare. Detto questo, piccolissimo video haul che riguarda dei piccoli acquistini low cost, perché io raramente mi soffermo, vado diciamo a comprare cose proprio costose, come dire, ho anche poco modo di muovermi, di potermi spostare, quindi nei momenti di libertà, fortunatamente nella via presso cui lavoro hanno aperto diversi negozietti, diverse amiche mie, quindi saluto Lucia, ma saluto sempre Nadia, saluto Silvia, ma saluto un po' tutte, che mi danno modo di dare alito, quindi di farmi sbizzarrire nei miei acquisti pazzi e folli. Allora, per questo che vorrei farvi vedere gli acquisti, come si chiamano, se qualcuna di voi conosce la tipologia di nome che caratterizza proprio questa moda di quest'estate, di questa primavera, diciamo, che riguarda le rose. Non so se avete visto che le rose, i fiori, comunque gli aspetti floreali, i temi floreali sono un po' dappertutto, e quindi volevo sapere se ha un nome particolare questa cosa, questa applicazione di fiori un po' ovunque. Vabbè, comunque vi faccio vedere proprio in tema. Questi li ho acquistati da Mati Boutique presso la mia attività, che è una via molto molto commerciale dove ci sono molti negozi, stanno riaprendo, fiorendo, sono molto contenta per questo, saluto infatti Lucia. Ho acquistato questo paio di jeans squisiti, bellissimi, che hanno questa rosa, appunto questo richiamo floreale, che lo trovo veramente bellissimo, veramente veramente bellissimo. Da Desigual, ovviamente Desigual è un marchio che proprio si contraddistingue, ormai ce l'ha da tanto, questi richiami proprio ai fiori, alla natura, eccetera eccetera, questi colori molto accesi, però quest'anno devo dire che preponderà anche un po' in tutti i marchi. Eccolo qui, guardate che bel jeans. È un jeans stretch, per cui non avrò problemi per le curvy come me, e questo ha questo richiamino appunto qui sulla gamba ed è molto molto bello. Ancora per l'estate ho trovato in uno dei miei giri questa bellissima canotta nera
che ha questi richiami appunto floreali uguali, cioè questa rosa preponderante rossa, questo fiore sgargiante che è proprio, come dire, come se spuntasse all'improvviso proprio da una sobrietà di nero, ecco. Quindi guardate che bello, questa me la vedrete penso in estate, non vedo l'ora di metterla con qualcosina sopra, perché ancora non siamo nella stagione proprio pienamente calda, quest'anno una primavera balorda. Quindi guardate che bella, un costo di 12,90 euro, i jeans 25, 27 se non sbaglio, e niente, questo richiamino floreale. Ancora, per tornare a parlare del sequel dei leggings, io acquisto sempre i leggings, questi qui volevo farvi vedere, che sono sempre nero di base, ma hanno questi richiami dorati sul ginocchio. Quest'anno c'è proprio questo sbizzarrirsi in prossimità delle ginocchia, comunque delle gambe, di lasciarli o con i pizzi o strappati o con questi richiami, queste paillette applicatevi sopra. Guardate che belli anche questi, ve li faccio vedere. In questo modo sono, poi magari se riesco li indosserò. E l'ultima cosa, ovviamente, non notate nulla? Il mio stile Audrey Hepburn, che è la mia icona di stile che adoro tantissimo. Questa magliettina in una bancarella l'ho pagata 5 euro, veramente 5 euro, c'era lei, c'era Marilyn, eccetera, la porterò per l'estate. È una manica corta in questo modo ed è lunga, ci posso mettere di modo che il leggings sotto. Non so se si vede, io oggi la indosso con una giacca, in questo modo, e la trovo veramente molto sensuale e carina, nonché stilosa, perché con una giacca nera, una maglia bianca, sfondi il mondo. Vabbè ragazzi, buona domenica, vado a pranzo da una mia carissima amica, ho legato i capelli perché erano improponibili, però il look Audrey Hepburn lo adoro, veramente mi risolve qualsiasi situazione, qualsiasi difficoltà nel magari nell'avere i capelli in ordine eccetera, io faccio un tubo e risolvo tutto. Amiche, avevo dimenticato un pezzo importantissimo, ma in realtà perché non ce l'avevo ancora, ma l'avevo fatto ordinare sempre dalla mia amica Lucia della boutique Mati, ed è qui la busta, è il prosieguo della mia canottina con le rose. Guardiamo un po' di che si tratta. Ta-da! No vabbè, queste sono bellissime. Io dovete sapere che ogni tanto vado in fissa per qualcosa e in pratica in questo periodo sono andata in fissa per i fiori. Ma perché sono fatta così? Ma comunque, per concludere questo video volevo far vedere appunto questo paio di leggings neri che hanno il richiamo floreale anch'essi lungo tutto lo svolgimento qui della gamba, quindi tutto il laterale floreale, bellissimo. E questo quindi penso che sia l'ideale, perché va a completamento e va proprio in abbinamento a pandan con questa canotta, quindi io penso che sia veramente molto molto bello da indossare per l'estate. Ovviamente io, per chi mi conosce, sapete che io non metto leggings senza una maglia lunga sopra, e quindi metterò penso questa canotta con magari uno spolverino lungo o con una giacca di jeans o qualcosa, insomma prossimamente vedremo come abbinare. Quindi questa canottina stupenda insieme al richiamo floreale dei leggings. Benissimo, adesso posso proprio dire di aver concluso il mio video. Un bacio a tutte, ciao da Momi, mi raccomando come sempre le solite litanie, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, seguitemi su Instagram e sulla pagina Facebook Momi Sound. Alla prossima, ciao!